Ci dissociamo sempre dalla violenza, no? E dall'aggressività, però volevamo vedere il sangue di questa vicenda giudiziaria, volevamo vedere la Juve arrivare fino in fondo, fino alla fine, difendere il proprio onore e la propria reputazione, in tutti i modi. Non hai mai visto niente di così fresco su YouTube. No, di così fresco, no. Non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buongiorno Juventini de mi corazon, how you doing? Come state? Come state soprattutto? Come avete preso le ultime notizie sulla nostra Juventus? Importantissime, fondamentali per quello che sarà il futuro prossimo, il futuro più recente, no? Finalmente sappiamo quello che ci aspetterà. Forse perché i colpi di scena sono sempre previsti, ma proprio per questo il vostro Andrea, stay calma da New York, come sempre, a portare un po' di calma, serenità, equilibrio. Questi sono i modi migliori per affrontare qualsiasi situazione della vita. Quindi, perché no, quando stiamo parlando della nostra amata Juventus, di quello che è il destino della nostra amata Juventus. Quindi ditemi, scrivetemi come avete preso queste notizie che sono uscite ieri, quindi il patteggiamento che è stato accolto, i 718.000 euro di ammenda e 0 punti di penalizzazione che non vengono appunto aggiunti alla classifica, tolti alla classifica della Juventus. Quindi apparentemente si prospetta la possibilità di partecipare alla Conference League, la possibilità di fare un mercato, appunto, chi lo sa, per ritornare a vincere. Questo dipenderà tutto da quello che i nuovi dirigenti, il nuovo direttore, il nuovo staff tecnico, allenatore, giocatori riusciranno a fare. Ma praticamente ci si prospetta di fronte una stagione in cui si può ricominciare, si può riniziare. Quindi per noi, se la vogliamo vedere positivamente, quasi un'opportunità vera e propria per poter tirare fuori qualcosa di buono da tutta questa amara vicenda. Però sicuramente è stata una decisione che ha lasciato un po' di amaro in bocca, non soltanto nei nostri avversari, nei tifosi anti-juventini, ma anche nel popolo juventino, quindi nei nostri compagni e compagne, no, di tifo, perché molti di noi, mi ci metto anch'io in mezzo, ve l'avevo detto nei video precedenti, aspiravano a una difesa un po' più accanita, no? Volevano vedere il sangue a livello giudiziario, ovviamente. Mai ci dissociamo sempre dalla violenza, no? E dall'aggressività, però volevamo vedere il sangue di questa vicenda giudiziaria, volevamo vedere la Juve arrivare fino in fondo, fino alla fine, difendere il proprio onore e la propria reputazione in tutti i modi. Ovviamente questo non era possibile già dal momento in cui tutta questa vicenda è cominciata 6 o 7 mesi fa, nel senso che nel momento in cui i giornali, sto parlando dei maggiori giornali quotidiani, incominciano a rilasciare intercettazioni che poco hanno di rilevante con la vicenda, ma che sono state, come dire, coscientemente strumentalizzate per creare un sentimento e per giustiziare, sentenziare la Juventus già prima che venisse fatto da una giustizia sportiva che non le ha neanche dato la possibilità di difesa. Abbiamo perso la possibilità di recuperare la nostra reputazione e la nostra immagine, perché poi la campagna che è stata fatta al di fuori dell'Italia, appunto, ha raccontato una certa storia che è a senso unico, visto che a senso unico è stata raccontata anche in Italia. L'unico giornale che ha fatto veramente della controinformazione da questo punto di vista è stato Tutto Sport. Quindi voglio vedere se continueranno a parlare male di Tutto Sport come un giornale deviato nei confronti del potere juventino. Tutto Sport è un giornale che non fa niente di più del proprio lavoro, coscientemente, nel senso cercando di rispettare l'etica che ogni giornalista e ogni editore dovrebbe avere. Purtroppo in Italia in questo momento
se abbiamo una carenza da questo punto di vista, diciamo. Quindi c'è l'amarezza da parte di alcuni tifosi juventini per questo motivo, per cui non siamo andati in tribunale fino alla fine a contestare ogni cavillo possibile, però lasciatemi dire, l'avevamo capito già nel prepartita di domenica, prima della partita contro il Milan, quando Calvo ha pronunciato le parole acqua passata. Quella questione è acqua passata. Allora, per quello che mi riguarda, neanche Calciopoli è acqua passata all'interno del mio cuore spezzato, no? All'interno dei miei ricordi. Non passerà mai, quella è una ferita che si è cicatrizzata, ma che vedo ben chiara ogni volta che mi sveglio la mattina e mi guardo allo specchio. La cicatrice di Calciopoli rimarrà là per sempre, la cicatrice di questo avvenimento che abbiamo appena vissuto non si è ancora creata, perché la ferita è ancora aperta, però sembra che la ferita sia più piccola, meno profonda di quello che potesse sembrare inizialmente. Dall'altra parte abbiamo i nostri amici anti-juventini, tutto il popolo che segue i giornali stuccoli, quelli da Cornetto e Cappuccino, insomma, ci siamo capiti. Tutto il popolo anti-juventino che era convinto, sicuro, stracerto che la Juventus sarebbe stata in Serie B dopo la fine del campionato, che ci sarebbe stata fatta una multa milionaria che ci avrebbe fatto un danno economico irreparabile e che saremmo stati fuori dalle coppe per almeno 3 anni. Adesso, fuori dalle coppe europee, signori, come dico sempre, colpi di scena c'è da aspettarseli sempre, perché la UEFA lo sappiamo che potrebbe inventarsi qualcosa in qualsiasi momento. Però per tutto il resto, dall'altra parte, la Serie B l'abbiamo scongiurata, la multa milionaria l'abbiamo scongiurata, i punti di penalizzazione che ci avrebbero tenuto fuori da tutte le coppe europee non ci sono stati dati alla fine, quindi palla all'UEFA che evidentemente deciderà se mettere in atto le proprie minacce oppure no, e gli anti-juventini tristi perché non possono godersi l'estate con l'idea di una Juventus in Serie B. Io personalmente provo un po' di piacere nel sapere che non hanno potuto avere questa soddisfazione. Allo stesso tempo, ritornando a noi, perché sapete che mi piace più pensare a noi stessi, a lavare i panni sporchi in casa nostra, piuttosto che considerare quello che sono le opinioni di questi tifosi anti, è una parola che non mi piace. Io credo che c'è del positivo, no? Anche se speravo nella lotta fino alla fine, c'è del positivo nel fatto che possiamo prendere questa opportunità come un'opportunità di rinascita, ricominciare da capo, ricostruire un gruppo serio, tosto e che possa essere duraturo con i giovani per anni e anni di vittorie. Allo stesso tempo dico, ci godiamo l'estate senza dover sentire quello che è successo all'ultimo processo, quando sarà il ricorso per il prossimo appello, eccetera eccetera. Ci siamo tolti dal cavolo questa questione, e c'è di bello che Andrea Agnelli non ha patteggiato per ora e che ha preso il suo percorso legale. Ricordatevi che Andrea Agnelli, quando si è dimesso, ci aveva detto: mi dimetto per potermi difendere meglio, per poter dare alla Juve la possibilità di difendersi meglio, e continuerò a lavorare per un calcio migliore. Quindi il filone Andrea Agnelli con la giustizia sportiva italiana, e soprattutto per quello che riguarda il progetto A22 con la Superlega, io ci terrei sempre un occhio
per vedere, per tenervi aggiornati e vedere quello che succede se fossi in voi. Io personalmente, anche se dall'ultimo video nei commenti ho visto che alcuni di voi non apprezzano, vi dico molto onestamente, perché l'onestà delle mie opinioni è quello che vi garantisco dal primo video fino all'ultimo che farò su YouTube, devo ammettere che Agnelli come Lippi, come Gianni e Umberto Agnelli, che ci posso mettere, Luciano Moggi, ci sono alcuni personaggi che sono, per quello che hanno fatto, al di là delle scelte sbagliate che gli esseri umani a volte nella vita possono fare, e le decisioni sbagliate che possono prendere, ci sono questi personaggi che nel mio cuore juventino rimarranno sempre impressi. Io mi dispiace se è una delusione nei confronti di alcuni di voi, però onestamente vi dico, Andrea Agnelli è uno di questi personaggi, rimarrà sempre nel mio cuore. Questo non perché voglio assolutamente che torni Agnelli come presidente, altrimenti non tifo Juventus. Io, signori, questi ricatti psicologici non li farei mai. Io non direi mai una cosa come se non fai questo allora non tifo. Il tifo per me è una condizione intrinseca che è nata dalla nascita, non è una cosa che posso scegliere sì oppure no. Io la Juve la tiferò per sempre, quindi le opinioni che do, quello che mi piacerebbe succedesse o non succedesse, sono tutte secondarie. Poi quando si torna sul campo, si fischia all'inizio della partita, sono lì a perdere la voce come ognuno di noi dovrebbe fare nei 90 minuti. Detto questo, signori, mi rendo conto che mi sto prolungando un po' troppo su questo argomento, però ovviamente c'era da trattarlo. Sono molto curioso di vedere quello che ne pensate, quindi spero che mi riempirete di commenti senza insulti, se potete, anche se io non mi offendo. Vi voglio bene e vi auguro di passare una bella settimana bianconera. Forza Juve, ci avviciniamo all'ultima partita dove veramente non c'è niente da temere, perché ormai il punteggio è quello, c'è solo da guadagnare eventualmente, se sai, la Roma non dovesse fare il risultato, l'Atalanta non dovesse fare il risultato e noi dovessimo vincere contro l'Udinese, ma questo a questo punto non importa neanche più tanto. Prendiamo le notizie che sono arrivate e cerchiamo di goderci il lato positivo. Pensiamo al futuro in maniera positiva e vi lascio con le solite tre regole che ormai sapete già tutti: stay fresh, stay crispy, e anche quando ti dicono che ti manderanno in Serie B e che non giocherai più a calcio per tutto il resto della tua vita, stay calma. Ciao belli.